Anche quest'anno la città dei bambini ha accompagnato le scuole primarie di Poderino e Sant'Orso con le attività del progetto A scuola ci andiamo da soli. In entrambe le scuole, con l'aiuto della Polizia Municipale, sono stati effettuati sopralluoghi nel quartiere ed i piccoli cittadini hanno così conosciuto i diritti dei pedoni e compreso l'importanza di respirare aria pulita. Il laboratorio Città delle Bambine e dei Bambini ha monitorato costantemente le modalità di spostamento casa-scuola di tutti i bambini aderenti al progetto e rispetto allo scorso anno si è registrato un aumento del 50% dei bambini, soprattutto nelle classi quarte e quinte. Nel quartiere di Sant'Orso sono stati inoltre realizzati alcuni interventi per rendere più sicuri i percorsi casa-scuola e migliorare la mobilità. Nella mattinata di oggi, 19 aprile, sono stati percorsi insieme per la prima volta con tutti i bambini delle classi terze, quarte e quinte i suddetti percorsi. Naturalmente, come lo scorso anno, è stata festa nel quartiere. L'appuntamento ai punti d'incontro è avvenuto alle 7.45 per poi raggiungere insieme la scuola e partecipare ad un momento di festa nella piazza assieme al primo cittadino. Per andare a scuola da soli significa fare una serie di interventi, percorsi pedonali in sicurezza, segnaletica adeguata e spazi che siano adeguati. Ovviamente è un percorso in itinere, questa è la prima tappa, una bella tappa, oggi è anche una bella giornata perché abbiamo visto l'euforia dei bambini nel poter fare questa esperienza, con lo sguardo attento ma compiaciuto anche dei genitori, e questa per noi è una soddisfazione. Per quello che riguarda anche qui il quartiere, ovviamente il progetto è molto più ambizioso, pensiamo anche alla valorizzazione degli spazi da vivere. I bambini, prima di rientrare in classe, hanno cantato in coro una canzone, appositamente composta per questo evento, che assieme ai genitori presenti ha fatto da colonna sonora all'evento. Poi quest'anno i bambini, per essere ancora più parte attiva del cambiamento culturale in questo senso, a questo riguardo hanno consegnato simbolicamente al sindaco Massimo Seri delle multe un po' sui generis, ovvero dei messaggi lasciati sui tergicristallo degli automobilisti più indisciplinati. Ho visto questa macchina dove dà fastidio ai pedoni, impegnati a non farlo più. Dipende anche soprattutto dai comportamenti degli adulti, se i bambini possono essere più autonomi e muoversi in sicurezza nei quartieri. È chiaro che se c'è una strada molto trafficata i bambini sono più in pericolo, quindi chiediamo in generale alla città e ai cittadini di avere questa attenzione, perché la città è di tutti, anche dei bambini che hanno diritto di viverla in un certo modo. Il consiglio dei bambini e delle bambine nel corso della giornata poi hanno incontrato i progettisti del parco urbano direttamente sul luogo della sua futura realizzazione per poter portare il proprio punto di vista con suggerimenti e idee. La mia scuola.